Oggi parleremo di terapia genica dei tumori, no? Questa è una statistica non recentissima, 4 anni, però insomma, vi dà un po' il senso delle cose. Cioè, diciamo, 4 anni fa erano circa 2000 le sperimentazioni cliniche che erano state compiute, cioè 2000 sperimentazioni cliniche vuol dire veramente tante. E questa è la distribuzione di queste sperimentazioni in fasi di sperimentazione. Allora, voi avete familiarità con le fasi della sperimentazione clinica, immagino, cioè la fase 1 è una fase in cui uno semplicemente valuta la sicurezza senza preoccuparsi dell'efficacia, la fase 2 è una fase in cui la sperimentazione viene fatta con una o due dosi di prodotto su, questo vale per tutti i farmaci, la terapia genica segue la regolamentazione di tutti gli altri farmaci. E su circa una ventina di pazienti per una prima valutazione di efficacia. Se questa è positiva, la fase 3 di solito sono qualche centinaio di pazienti e spesso è una sperimentazione multicentrica, quindi non solo un posto solo, ma più di un posto. Dopodiché il farmaco viene approvato dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti, dall'EMA qui in Europa, entra in commercio. La fase 4 è la sperimentazione post-entrata in commercio, quindi il survey clinico su vasti numeri. Qui vedete la distribuzione delle trial di terapia genica per fasi e vedete immediatamente che c'è un problema, no? C'è una tecnologia in cui quasi l'80% delle sperimentazioni si è fermato alla fase 1 o 1-2, cioè vuol dire che la stragrande maggioranza di queste sperimentazioni non è andata avanti, insomma i problemi li abbiamo visti ampiamente nel corso dei giorni precedenti. E questa informazione qua la potete congiungere con questa informazione qua, cioè che mentre la terapia genica come concetto è nato con l'idea di avere una terapia per la cura delle malattie ereditarie, in realtà il grande sviluppo è stato per affrontare problematiche come i tumori, cioè più del 60% dei trial sono stati per la terapia genica dei tumori. E questo vi dice immediatamente che la maggior parte dei trial sono quelli che hanno avuto problemi. E questa diapositiva nel gennaio del 2014 l'avrei commentata dicendo, beh, insomma, effettivamente, come vedremo nel corso di questa lezione, non esiste un solo paziente che sia guarito grazie alla terapia genica. Adesso però, a febbraio del 2018, invece devo dirvi che la situazione non è così, perché grazie alla terapia genica c'è una terapia risolutiva per alcuni tipi di leucemie e di altri tumori delle cellule B e una prospettiva di terapia basata sulla stessa tecnologia per un numero molto più vasto di tumori. Quindi un momento di grande, grande eccitazione che percorreremo un po' nel corso di questa lezione. Vedete, questo era un editoriale del 2013 di Lancet Oncology, dice Cancer Gene Therapy is an empty suit, no? Quindi praticamente non funziona. Due concetti molto molto di base, introduttivi, no? Cose che sicuramente tutti voi apprezzate bene, cioè i tumori sono delle malattie genetiche, cioè sono delle malattie dovute ad alterazioni di geni. Di solito i geni alterati sono diversi, spesso in alcuni tumori decine, e queste mutazioni in parte si ereditano dai genitori, e questo spiega perché alcune famiglie hanno una predisposizione più alta di altre ai tumori, a certi tipi di tumori, e invece la maggior parte delle mutazioni si acquisiscono durante la vita adulta. I tumori vuol dire non soltanto proliferazione incontrollata, anche se questo poi è il fenotipo clinico che interessa, ma proliferazione incontrollata vuol dire anche assenza di capacità di differenziarsi delle cellule, vuol dire induzione di vasi sanguigni aberranti, ne abbiamo parlato ieri, vuol dire capacità di invasione locale e di invasione metastatica. La maggior parte dei pazienti non muore del tumore primario, ma muore del tumore metastatico, e vuol dire incapacità delle cellule di andare incontro a fenomeni come la senescenza o l'apoptosi. Bene, l'altro concetto è che in effetti quando noi guardiamo un tumore, guardiamo una massa di cellule che hanno proliferato, no? Però in realtà non è detto che tutte le cellule del tumore siano uguali fra di loro, anzi non sono tutte uguali fra di loro,
E non è detto che tutte le cellule che formano la grande massa del tumore siano le cellule che sono proprio responsabili della malignità. Questo vuol dire che ciascun tumore, e soprattutto i tumori solidi, sono sostenuti da un numero relativamente piccolo di cellule che, per un'analogia secondo me disgraziata con quello che accade durante lo sviluppo, sono state chiamate cellule staminali tumorali. In realtà sono delle cellule che sì, concettualmente sono staminali perché sono alla base del fenotipo replicativo, però non è che abbiano delle caratteristiche dal punto di vista differenziativo, cioè ce le hanno anche dal punto di vista differenziativo, ma non hanno delle caratteristiche che le distinguano dal punto di vista delle mutazioni, per esempio da quelle terminali, no? Però in realtà sono queste cellule che dovrebbero essere aggredite dalla terapia. Morale della favola, se voi sviluppate una terapia che uccide il 99% delle cellule della massa tumorale, ma non colpite le cellule che stanno alla base del tumore, e quindi le cellule staminali tumorali, cancer stem cells, ecco che questa terapia è inefficace. E solitamente mentre le cellule del tumore, magari sono cellule che proliferano molto, quindi sono molto sensibili agli agenti chemioterapici, e tradizionali, le cancer stem cells stanno nelle nicchie biologiche un po' diverse, quindi sono molto più difficili da aggredire. Questo per dire che qualsiasi terapia tumorale non deve guardare le cellule del tumore in generale, ma deve cercare di distruggere le cellule, le cancer stem cells. Allora, questa tabella vi riassume in un colpo solo e servirà un po' da guida durante tutta questa chiacchierata quello che si è fatto finora nel campo della terapia genica dei tumori. E vi divide il tipo di approcci sostanzialmente in due grandi categorie, più una terza. Allora vi dico subito della terza. La terza in realtà è un approccio di terapia genica dei tumori che è un po' diversa perché non ha come bersaglio la distruzione dei tumori, ma è semplicemente era basata sull'idea di uccidere i tumori con dosi talmente alte di chemioterapia che distruggono completamente il midollo osseo. No? Uno dei limiti terapeutici all'utilizzo di alte dosi di chemioterapici tradizionali è la tossicità midollare, quindi non posso salire con le dosi di adriamicina, di vincristina, di altri farmaci tradizionali perché distruggo prima le cellule del midollo. Le cellule del midollo sono cellule in attiva replicazione e di solito questi farmaci colpiscono il tumore perché le cellule del tumore sono in attiva replicazione rispetto alla maggior parte delle cellule del corpo. Allora c'era stata a un certo punto un'idea di trasferire con un vettore retrovirale all'interno delle cellule staminali del midollo un gene che si chiama Multidrug Resistance 1, che è un gene che pompa fuori dalle cellule molte sostanze tossiche, fra cui i chemioterapici. Per cui l'idea era di facciamo un trapianto di midollo autologo e così le cellule staminali ematopoietiche diventano resistenti a alte dosi di chemioterapia e possiamo trattare il paziente con alte dosi di chemioterapia. Questa cosa vi dico subito, non ha funzionato per tutta una serie di motivi, quindi ce la possiamo togliere di torno immediatamente. Invece le due grandi categorie di approccio sono un approccio che dice, bene, abbiamo identificato una serie di caratteristiche delle cellule tumorali e quindi vogliamo utilizzare queste nostre conoscenze per distruggere le cellule tumorali. Quindi il bersaglio sono le cellule tumorali. L'altro tipo di approccio è di dire, non ci interessa niente delle cellule tumorali, ma noi sappiamo che il sistema immunitario svolge un ruolo di immunosorveglianza, che è molto chiaro, no? Per esempio, i pazienti con trapianto renale sono immunosoppressi, ormai non muoiono più di trapianto renale, ma muoiono di tumori, perché con l'immunosoppressione si aumenta la probabilità di sviluppare i tumori. I tumori, per esempio, sono uno dei criteri diagnostici dell'AIDS, perché il paziente con immunodeficienza dovuta al virus dell'HIV ha una probabilità molto più alta di sviluppare tumori. Quindi i tumori, il sistema immunitario è in qualche maniera il principale difensore contro la trasformazione tumorale. Quindi l'idea è quella di avere come bersaglio le cellule del sistema immunitario in qualche maniera per incattivirle contro il tumore e distruggerlo. L'approccio, vi rendete conto, è immediatamente
diverso perché qui se ho una terapia contro le cellule tumorali, devo avere come obiettivo quello di distruggere il 100% delle cellule tumorali. Se invece ho come obiettivo il sistema immunitario, mi basta incattivire il sistema immunitario anche con un'efficienza non del 100%, ma poi sarà lui che farà il gioco di andare a cercare tutte le cellule tumorali e distruggerle, metastasi incluse. Okay? Però questa idea dell'immunoterapia dei tumori si è sviluppata in maniera temporale dopo l'idea di avere come bersaglio le cellule tumorali, quindi tutte le prime serie di sperimentazioni hanno avuto come bersaglio le cellule tumorali, quindi l'idea era molto semplice: noi sappiamo che in un tumore si inattivano tumor suppressor genes e si attivano oncogeni, e sappiamo che un tumore è caratterizzato dall'attiva proliferazione delle cellule, quindi noi possiamo reinserire tumor suppressor genes, per esempio reinserire P53, retinoblastoma, BRCA1 nel cancro della mammella, oppure possiamo bloccare la funzione di geni che sono con attività oncogenica, oppure geni che sono richiesti per la proliferazione cellulare, per esempio le cicline che controllano il ciclo cellulare, oppure PCNA è un cofattore della DNA polimerasi, i recettori tirosino-chinasici che stimolano continuamente la proliferazione e così via. Quindi l'idea era di o trasferire un gene o inibire un gene. E la terapia genica si presta molto bene a fare una cosa di questo genere, perché ovviamente ci sono tecnologie per trasferire i geni, abbiamo parlato di DNA nudo, di vettori virali ampiamente, ma ci sono anche una serie di tecnologie per inibire un gene. Per esempio, se voi volete inibire un gene, avete tutta una serie di opzioni, no? Che storicamente sono state tutte sviluppate. Per esempio, potete usare un piccolo oligonucleotide che abbia complementarietà al promotore del gene e che quindi sia in grado di arrivare sul promotore e formare una struttura di DNA che si chiama tripla elica, che blocca l'accesso ai fattori di trascrizione alla polimerasi, così si spegne l'espressione genica. Oppure lasciare che il gene sia trascritto e quindi faccia un RNA messaggero, e lì potete cercare di distruggere questo RNA messaggero o con un ribozima, di questo ne parleremo fra un attimo, oppure con uno short interfering RNA, oppure potete lasciare che l'RNA messaggero sia utilizzato per fare una proteina, e qui potete prendere per esempio un RNA che si configura con una struttura tridimensionale in maniera tale da legare questa proteina e inattivarla. Questi RNA conformazionali si chiamano aptameri. Ok? Tutti questi approcci però si basano sull'introduzione all'interno di una cellula di corti segmenti di acidi nucleici. Il problema è che se voi prendete e questi corti segmenti di acidi nucleici sono prevalentemente a singolo filamento, no? Quindi se voi prendete un acido nucleico e lo mettete in una cellula, avete una buona probabilità che immediatamente venga distrutto, perché l'ambiente extracellulare e poi il citoplasma della cellula sono pieni di DNAsi e RNAsi, quindi è facile che questa cosa venga rapidamente distrutta. Allora, nel corso degli anni c'è stata una letteratura che è durata più di 20 anni, che ha cercato di modificare le basi del DNA rendendole chimicamente diverse dal DNA naturale, le basi e anche lo scheletro del DNA, quindi la struttura chimica del DNA, in maniera che le DNAsi, le RNAsi non le riconoscessero con tanta facilità, no? Quindi il DNA è fatto da uno scheletro che è zucchero, quindi desossiribosio e fosfato, desossiribosio e fosfato, quindi zucchero, fosfato, zucchero, fosfato, zucchero, fosfato, in cui gli zuccheri sono legati dal fosfato in un legame che si chiama fosfodiesterico. Allora, una prima generazione di oligodeossinucleotidi modificati, quindi questi sono oligo perché sono poche basi significa dell'ordine da 10 a 20 solitamente, per inibire e per legarsi specificamente a una regione di DNA o di RNA. Quindi deossinucleotidi perché sono basati sul DNA. Allora, la prima generazione ha avuto questo ossigeno sostituito da uno zolfo, e questi si chiamano fosforotioati. Poi, sulla base di fosforotioati, o in aggiunta ai fosforitioati o anche indipendentemente, sono stati fatti degli oligonucleotidi di seconda generazione,
che in più avevano un gruppo ossi metilico o ossi metossi etilico, quindi questi gruppi qua, aggiunti in questa posizione, che è la posizione 2' dell'anello dello zucchero. Poi sulla base di questi, cioè voglio dire, oltre a questi successivamente, sono sviluppati anche disegni totalmente innaturali, per esempio degli acidi nucleici in cui lo zucchero ha un legame aggiuntivo con un carbonio che lega un ossigeno in questa posizione con il carbonio in questa posizione. E questi si chiamano locked nucleic acid, o addirittura disegni completamente innaturali in cui il fosfato qui ha un'aggiunta con un azoto legato a 2 metili. E lo zucchero è un esoso invece di un pentoso, questi si chiamano morfolino, o addirittura strutture che proprio non esistono minimamente, e cioè in cui le basi sono legate non da zucchero fosfato, cioè legame fosfodiesterico, ma da legame peptidico, e questi si chiamano peptide nucleic acid, quindi come se fosse una proteina, ma con le basi azotate. Allora, queste strutture qua sono state variamente utilizzate per la terapia in una serie di trial clinici. Per esempio, vi faccio vedere alcuni. Queste sono proprio sperimentazioni. Per esempio, sono state sperimentazioni per il melanoma, leucemia linfatica cronica, mieloma multiplo, insomma, leggete voi questo, con un fosforotioato, un oligonucleotide fosforotioato, che inibisce la proteina BCL2. La proteina BCL2 è una delle principali proteine della cellula che protegge la cellula contro l'apoptosi. Le cellule tumorali esprimono alti livelli di queste proteine perché ovviamente devono bloccare l'apoptosi. Oh, questo è un altro fosforetioato con modificazioni 2-metossietile utilizzato in questi tumori qua. È stato utilizzato contro una proteina che si chiama clasterina, anche questa dà un segnale di sopravvivenza alle cellule. La sorvivina è un'altra proteine che fa sopravvivere le cellule, MIB è un oncogene, STAT3 è un cofattore di trascrizione che serve per la proliferazione di diversi tumori. Quindi questi oligonucleotidi sono stati utilizzati nei trial clinici, vedete c'erano proprio nomi commerciali dei farmaci. Risultato complessivo: i tumori, somministrando alte dosi endovena di questi oligonucleotidi, si rimpiccioliscono e dopo un po' tornano a essere grandi come prima, e il paziente intanto si becca delle dosi altissime di acidi nucleici che possono dare tossicità, soprattutto renale. Non funziona. Hanno senso forse per un intervento pre-chirurgico, nel senso per ridurre la massa Sì, tumorale? però si può fare di meglio, no? Si può fare di meglio come vedremo fra un attimo, no? Cioè, il problema è che la maggior parte di questi approcci di oligonucleotidi erano oligonucleotidi antisenso, cioè avevano la sequenza complementare a questi geni, però in realtà il fatto di avere un oligonucleotide antisenso è quello di creare un ibrido DNA-RNA. L'ibrido DNA-RNA attiva un enzima che si chiama RNasi H che porta a distruzione l'RNA messaggero. Però questo è un processo con efficacia relativamente bassa ed è totalmente stoichiometrico, cioè c'è bisogno di un oligonucleotide antisenso per ogni RNA messaggero. Quindi di fatto questa cosa in principio poteva funzionare, ma l'efficienza proprio con cui questa cosa poteva essere somministrata era troppo bassa. Allora a un certo punto si è comparsa la possibilità, scusate, non là, invece di utilizzare un'altra classe di molecole che si chiamano ribozimi. Questi ribozimi sono delle molecole che sono normalmente espresse da batteri, da piante o da virus che infettano le piante. Per esempio, una delle più note è una subunità, sono molecole di RNA. Una subunità di RNA di un enzima che si chiama ribonucleasi P del batterio Escherichia coli. Un'altra è presente nei virus che infettano diversi tipi di piante. Questo è altri ribozimi che infettano altri tipi di piante, oppure il virus dell'epatite D, anche questo esprime un ribozima. E sono delle molecole di RNA fatte in questa maniera. Le due più famose si chiamano Hammerhead Ribozyme, cioè ribozima testa di martello, o ribozima forcina, herping ribozyme. E praticamente hanno questa sequenza in cui uno può variare i nucleotidi,
però deve mantenere l'appaiamento, oppure ci sono dei nucleotidi fissi, vedete qua o qua, e poi questi si appaiano a un bersaglio e la sequenza di appaiamento del bersaglio può essere modulata. Quindi immaginate di avere un bersaglio di RNA, io posso disegnare un ribozima hairpin che ha questa struttura fissa e qui invece posso modulare le basi a seconda di quello che voglio. E l'avvantaggio del ribozima è che è molto più efficiente dell'oligonucleotide antisenso perché è un enzima, cioè un enzima RNA che si lega al substrato, quindi l'RNA messaggero, lo taglia e poi va su un altro, lo taglia, va su un altro, lo taglia e quindi è molto molto più efficiente. Una tipica applicazione di questi ribozimi era, e qui vi sto parlando all'inizio degli anni 90, l'idea di fare il purging del midollo osseo nei pazienti con leucemia mieloide cronica. Allora, questa è una storia anche interessante, è una storia di Jim Marking, se vi ricordate il primo giorno. Allora, la leucemia mieloide cronica è una malattia dovuta all'espansione clonale di cellule che portano una traslocazione fra un gene che è espresso normalmente nelle cellule mieloidi e un oncogene che si chiama BCR e un oncogene che si chiama Abelson. Allora, questo oncogene ABL è sempre spento, però la traslocazione, che è la traslocazione fra il cromosoma 9 e il cromosoma 22, porta ABL vicino al promotore, cioè proprio come fusione, al gene BCR, che è sempre espresso nelle cellule mieloidi, quindi le cellule mieloidi si trovano a esprimere costitutivamente il gene ABL e questo è un gene che spinge le cellule a proliferare. Proliferazione però ha soltanto questo tipo di caratteristica molecolare, quindi le cellule proliferano, i pazienti invece di avere 5.000 bianchi ne hanno 40.000 e continuano a proliferare per 4, 5, 6 anni e finché sulla base di queste proliferazioni si instaurano altre mutazioni, da una leucemia cronica più o meno controllata il paziente passa a una leucemia acuta e muore. Questa è la storia naturale, no, della leucemia mieloide cronica, e questa traslocazione è quella che si era vista già dagli anni, sarà stato 40-50, ed è stata definita il cromosoma di Filadelfia, no? Praticamente più o meno visibile citogenicamente, ma quasi sempre dal punto di vista molecolare, tutti i casi di leucemia mieloide cronica sono sostenuti da questa traslocazione. Allora, all'inizio degli anni 90, quando si facevano le prime sperimentazioni di terapia genica, i pazienti con leucemia mieloide cronica si era provato a trattarli con trapianto di midollo autologo, quindi veniva preso il paziente, trattato con alte dosi di farmaci o radiazioni a quel tempo, si mandava in una condizione in cui apparentemente non c'erano più cellule tumorali in circolo, quindi quella che in ematologia si chiama una remissione completa, quindi non ci sono più cellule in circolo, quella volta non c'era la PCR che andava a vedere la malattia residua minima, si andava a vedere se c'erano cellule tumorali nel midollo, non c'erano. Allora in quel momento si prelevava il midollo del paziente e si dava una dose di chemioterapia o di radiazione ancora molto più alta, in maniera da distruggere tutto e mandarlo in aplasia midollare. Poi si prendeva il midollo del paziente e si dava al paziente in maniera da fare un trapianto di midollo autologo con la speranza che questo trapianto non contenesse cellule tumorali, ovviamente, e che la radio e chemioterapia avessero distrutto tutte le cellule tumorali endogene. Questa cosa però si è visto subito che non funzionava, cioè una grossa fetta, 70-80% dei pazienti, aveva una ricaduta, cioè risviluppava la malattia. E lì era rimasto il dubbio se questa ricaduta fosse dovuta al fatto che questo prelievo di midollo che facevo in realtà non era completamente privo di cellule leucemiche, oppure che la chemio e la terapia, la radioterapia che facevo sul paziente non erano in grado di distruggere completamente il tumore residuo. E questo dilemma è stato risolto da un ricercatore che si chiama Malcolm Brenner, che ha fatto un esperimento di Jim Marking, cioè lui ha fatto esattamente quello che vi ho descritto, ma il prelievo di midollo del paziente ci ha messo un vettore retrovirale e poi ha stato fatto il trapianto di midollo autologo. Quando il paziente è ricaduto sono state prese le cellule leucemiche e allora lì era facile, perché se le cellule leucemiche contenevano il retrovirus vuol dire che era il trapianto che
era stato contaminato da cellule tumorali. Se invece non lo contenevano, vuol dire che era il paziente che non era stato mandato veramente in ablazione completa. E insomma, il risultato è stato che è il trapianto che contiene ancora le cellule tumorali. E allora si era pensata a una strategia in cui dice: bene, allora devo fare il purging, cioè la ripulitura di questo trapianto. E come posso farla? Per esempio, disegno un ribozima che abbia una parte, un braccio, che sia complementare alla sequenza BCR, vicino alla giunzione, e l'altro braccio che sia complementare alla sequenza BL. Allora, questo ribozima non ha nessun bersaglio in una cellula normale, però bersaglia selettivamente le cellule tumorali. Quindi se io do questo ribozima alle cellule staminali del midollo che devo trapiantare, ecco che blocco la capacità proliferativa, quindi delle cellule tumorali, ma non faccio niente a quelle normali. Come si poteva fare questo? Noi abbiamo fatto anche dei lavori su questo. Come si poteva fare? Beh, per esempio, si può prendere il gene del ribozima e inserirlo all'interno con vari giochini molecolari all'interno di un vettore retrovirale. Questa cosa funziona molto bene in laboratorio, ma prima che arrivasse alla clinica è stato scoperto l'imatinib. L'imatinib è stato uno dei grandi traguardi drug design al computer, no? Quindi è stata presa la struttura di BCR-ABL e al computer è stata disegnata una molecola che fittasse nel sito catalitico di ABL e questa molecola poi è stata sintetizzata ed è stato l'imatinib con tutte le sue poi varianti. L'imatinib ha cambiato dal giorno alla notte la prognosi di questi pazienti perché bloccando BCR-ABL sopprime completamente la capacità di queste cellule di proliferare e se non c'è la capacità di proliferare non c'è neanche la probabilità di sviluppare altre mutazioni, quindi praticamente ha cambiato proprio la storia naturale dei pazienti con leucemia mieloide cronica e contemporaneamente ha reso completamente inutile questo tipo di approccio. E così di fatto, insomma, alla clinica di ribozimi ne sono arrivati ben poco perché, a differenza di un oligonucleotide, una molecola di RNA così è facile usarla, relativamente facile usarla in cultura, sulle cellule in cultura come le cellule staminali ematopoietiche, ma è difficile darla in vivo. Se non che a un certo punto compaiono, in cui siamo nel 98, due signori che si chiamano Craig Mello e Andrew Fire. E questi vincono il premio Nobel per la medicina perché scoprono un meccanismo completamente nuovo di soppressione dell'espressione genica, basato sul meccanismo dell'interferenza RNA. Questa diapositiva ve l'ho già fatta vedere ieri, dicendo che il genoma di tutti i mammiferi, ma anche della drosofila, di altre specie, contiene, in aggiunta ai geni che codificano le proteine, un certo numero di altri geni, nell'uomo sono circa 2000 o più di 2000, che codificano per un RNA che è strutturato, questa struttura a forcina con questo stem, che nel nucleo poi viene processato da un complesso di enzimi che si chiama collettivamente il microprocessore per dare origine a 70 nucleotidi di doppio filamento con un'ansa che vengono esportati dal citoplasma. Qui c'è un'altra ribonucleoproteina con funzione enzimatica che si chiama Dicer, che ne tira fuori degli RNA di 21-22 nucleotidi a doppio filamento. Di questi RNA, uno dei due filamenti si lega a un complesso di proteine, si chiama RISC, e da qui va a inibire l'espressione, scusate, va a legarsi all'RNA messaggero, quindi distruggerlo, comunque bloccare la traduzione. E di solito ciascuno lo fa per decine o centinaia di geni diversi. Questo che vi ho descritto è il pathway di funzionamento dei microRNA cellulari. Cosa avevano scoperto Fire e Mello casualmente? Loro stavano studiando il meccanismo con cui poter bloccare l'espressione dei geni all'interno del vermetto Chenorhabditis elegans. Questo è un verme di laboratorio molto molto interessante perché si conosce tutto di questo, addirittura si sa il numero esatto di cellule e si riescono a seguire le cellule una per una, comprese le cellule nervose, e quindi è interessante manipolare l'espressione dei geni per capire come i singoli geni
in qualche maniera determinano il fenotipo delle cellule. Quindi loro cosa avevano fatto? Volevano bloccare uno specifico gene e avevano dato al verme un RNA conseguenza opposta a quella del gene e un RNA conseguenza identica a quello del gene per controllo. E poi in uno dei campioni avevano aggiunto anche l'RNA opposto, l'RNA complementare insieme. E si erano accorti che l'RNA identico alla sequenza del gene non faceva niente. Quello opposto che funzionava per antisenso faceva qualcosina, ma quando davano antisenso e senso insieme, questo bloccava completamente l'espressione del gene. La bloccava talmente efficacemente che anche tutte le cellule che derivavano nella progenie erano completamente bloccate. Allora loro così in realtà casualmente avevano scoperto una maniera di intercettare questo pathway. Pathway è stato poi ricostruito dopo, non si sapeva niente. Loro semplicemente avevano aggiunto ad un RNA a doppio filamento che bypassava tutta questa prima parte e andava direttamente su questo complesso di RISC e bloccava selettivamente un gene. E questi RNA a doppio filamento sono stati chiamati short interfering RNA o siRNA perché interferiscono con l'espressione di un gene. Allora la gente ha detto subito, beh, allora usiamo questo che è molto più efficace dei ribozimi, è molto molto più efficace dei ribozimi di antisenso per bloccare l'espressione dei geni. Che geni per esempio noi vorremmo poter bloccare? Beh, per esempio tutti i geni che sono, le cui mutazioni sono coinvolte nelle malattie monogeniche con ereditarietà dominante, no? Quelle in cui c'è un allele mutato che è quello che determina il fenotipo, no? Per esempio la mutazione di assist sinucleina nel Parkinson o l'antintonina nell'Huntington o l'apolipoproteina B o l'eccettore LDL per l'ipercolesterolemia. Ovviamente nei tumori i geni che proteggono la cellula dall'apoptosi, BCR-ABL, gli oncogeni e così via, e anche però qui si apriva anche il campo delle malattie infettive, no? Quindi il virus, l'RNA del virus dell'epatite B, trascritte del virus dell'epatite B, il genoma dell'epatite C, l'influenza, HIV, insomma tutti i virus che potete immaginare. E ovviamente all'interno di questo ci saranno tutte le applicazioni che prima si potevano fare con gli oligonucleotidi di antisenso, adesso si possono, o con i ribozimi, adesso si possono fare con gli siRNA. Come si può somministrare un siRNA? Perché qui comunque è un RNA, no? Mentre gli oligonucleotidi di antisenso erano DNA modificato, quindi molto stabile. Questi sono degli RNA a doppio filamento che devono interagire con RISC, quindi io non posso fare tante modifiche, però posso in qualche maniera somministrarli con metodi chimici. Per esempio posso metterli all'interno di piccole strutture micellari che chiamo liposomi, che mimano delle membrane biologiche e poi si fondono con le membrane biologiche, queste, oppure con nanoparticelle di vario tipo, quindi tutti quei sistemi di delivery di cui vi ho parlato all'inizio. E sono effettivamente cominciate un'ampia serie di sperimentazioni. Vedete, questa è una review neanche recente, quindi 2013, con tutta una serie molto estesa di sperimentazioni che vedete qua, con diversi tipi di applicazioni, no? Quindi dall'ipercolesterolemia per l'APOB, oppure ovviamente per l'occhio. L'occhio è facile, no? È da fare, perché ovviamente è un ambiente ristretto come avete sentito ieri, quindi uno può inoculare facilmente siRNA all'interno dell'occhio, siRNA per esempio con il recettore, contro il recettore del vascolo endotelio growth factor per il trattamento della forma esudativa di AMD. E contemporaneamente sono anche iniziate una serie di sperimentazioni contro i microRNA, perché tutto questo pathway dei microRNA è disregolato in virtualmente tutti i tumori, cioè non c'è praticamente un tumore, vedete mammella, polmone, stomaco, endometrio, eccetera, in cui non ci siano degli RNA, dei microRNA che non siano disregolati. Molte di queste sperimentazioni sono ancora in corso. L'efficacia generale non è particolarmente eccitante, perché in realtà è difficile pensare di avere un singolo gene che possa essere bersagliato.
in un contesto in cui il tumore ha mille possibilità di sfuggire a questo gene, semplicemente evolvendosi e mutando, e in contesti in cui i pathway che controllano la proliferazione delle cellule tumorali sono molteplici, quindi anche se ne inibisco uno, magari un po' si rimpicciolisce, poi torna a crescere. Un trattamento che è arrivato alla clinica, in cui c'è un farmaco, un trattamento per l'epatite B, che era basato su questo principio. C'è un microRNA che si chiama 122 all'interno della cellula, che non funziona da microRNA, ma nel senso che blocca l'espressione di un gene, ma si lega all'estremità 5' dell'RNA del virus dell'epatite C e serve per la replicazione del virus. Quindi se io blocco l'RNA, se io blocco questo microRNA, il virus non riesce più a replicarsi. C'è un farmaco che si chiama Miravirsen, che è un anti-microRNA, quindi un piccolo RNA modificato chimicamente che blocca questo microRNA, e è stato sviluppato dalla Santaris. Il problema di questo farmaco è che poi nel frattempo sono usciti nuovi farmaci contro l'epatite C, e quindi di fatto questi farmaci sono straordinariamente risolutivi, curano della malattia, per cui questa cosa non so nemmeno se sia poi ancora come commercializzata. Però questa idea di sviluppare therapeutics basati sugli siRNA o microRNA continua a essere molto interessante, forse non tanto per malattie come quelle tumorali, proprio per questo problema della capacità del tumore di selezionare resistenza, ma per la capacità di modulare funzioni come l'infiammazione, la fibrosi, l'aterosclerosi. Ieri vi ho fatto vedere le nostre cose che facciamo sulla riparazione, la rigenerazione del cuore, cioè per modulare fenomeni complessi in cui non c'è bisogno di distruggere il 100% di molti miliardi di cellule tumorali, ma in cui anche una piccola modulazione di un effetto può avere un effetto terapeutico, no? Vabbè, qui vedete, insomma, altri trial. Quindi se doveste chiedermi, scommetteresti sull'utilizzo di siRNA o microRNA per la terapia dei tumori, non ci metterei una lira, ma se mi chiedeste di se scommetterei che la modulazione del pathway di microRNA possa essere utilizzato per invece affrontare modulazioni di fenomeni più complessi, insomma, il microRNA o gli anti-microRNA faranno parte della medicina futura, ecco lì ci scommetterei proprio del mio senza nessun dubbio. Una cosa su cui non scommetterei per niente è invece questo approccio qua, ma questo ve lo faccio vedere in chiave storica perché è stata un'idea brillante all'inizio ed è stata per molti anni la più grossa sperimentazione di terapia genica che era stata mai fatta, ed è basata sull'utilizzo di un enzima che si chiama timidina chinasi, ed è un enzima prodotto, codificato dal virus dell'herpes simplex di tipo 1. Allora, cosa succede? Che quando voi avrete un paziente con un herpes simplex, per esempio un herpes labiale, gli direte vai in farmacia e prendi una preparazione a base di aciclovir o ganciclovir. Perché? Perché una cellula che è infettata dal virus esprime questo enzima, timidino chinasi, un enzima che serve per la replicazione del DNA del virus. E questi composti, quindi l'aciclovir o ganciclovir, inibiscono, questi composti sono un substrato della timidino chinasi e quindi vengono fosforilati, perché sono degli analoghi della timidina. E una volta fosforilati vengono incorporati nel DNA del virus che si replica, però essendo diversi da un nucleotide normale bloccano la sintesi della cellula, e quindi una cellula che esprime TK ed è trattata per esempio con il ganciclovir muore per apoptosi, perché il DNA non può essere replicato. Il motivo per cui questi farmaci funzionano è questo, perché vengono fosforilati dalla timidino chinasi del virus e bloccano selettivamente la proliferazione del virus uccidendo la cellula che lo contiene. Quindi noi ci curiamo dalle malattie virali semplicemente distruggendo le cellule che sono infettate. Però se una cellula è trattata con l'aciclovir e non ha la timidino chinasi, sta benissimo,
come se una cellula trattata con la dibenilochinasi, ma in assenza del farmaco, sta benissimo ugualmente. Quindi praticamente il farmaco non è un farmaco, ma è un profarmaco che viene attivato dall'enzima del virus. Allora, cosa è stato fatto? È stato detto, bene, è stato provato da un ricercatore che stava da NIH, Michael Bliss, nel glioblastoma cerebrale in un modello di ratto. Quindi lui aveva preso dei ratti, aveva impiantato delle cellule di glioblastoma. Cioè, glioblastoma multiforme è il tumore più drammatico, insomma, uno dei tumori più drammatici che esistono, cioè mediana di tempo dal momento della diagnosi al momento della morte 11 mesi, indipendentemente da qualsiasi terapia che uno faccia. Il neurochirurgo interviene sempre per rimuovere parte della massa tumorale, per evitare le compressioni, il tumore inevitabilmente recidiva e non esiste nessuna chimioterapia e nessuna terapia che sia risolutiva in un numero significativo di pazienti. In più colpisce giovani fra i 20 e i 40 anni, quindi insomma è una situazione assolutamente drammatica. Allora lui aveva preso dei ratti, aveva impiantato nel cervello le cellule tumorali di glioblastoma, questi avevano sviluppato il glioblastoma, e poi nelle cellule tumorali aveva messo dentro un retrovirus che esprimeva la timidinochinasi, quindi le cellule si erano infettate con la timidinochinasi e stavano benissimo. Però poi aveva trattato i ratti con la ciclovir e quindi le cellule che esprimevano la timidinochinasi erano andate a morire. E andando a morire c'è un effetto per cui i metaboliti tossici prodotti dalla morte cellulare e il farmaco stesso fosforilato vengono rilasciati dalla cellula e vanno anche a uccidere le cellule vicine, si chiama bystander effect, per qualche motivo è molto forte nei roditori, e quindi lui aveva eradicato praticamente la malattia. C'è stata una copertina di Science che faceva vedere questi ratti che erano sopravvissuti. Allora, sulla base di questa cosa è stata disegnata una sperimentazione clinica veramente brutale, in cui praticamente il neurochirurgo toglieva la gran parte della massa tumorale, non riesce mai a toglierla tutta, e sul letto della massa tumorale venivano impiantate le cellule di topo packaging per un retrovirus che esprimeva la timidinochinasi. Vi ricordate che i retrovirus si facevano nelle cellule di packaging? Vi avevo fatto vedere un elenco di cellule di packaging che esprimevano Gag, Pol ed Env, di origine murina, e erano state messe là. Tanto non ci si preoccupava, perché comunque il cervello è un tessuto più o meno protetto dal sistema immunitario, e poi si aspettava che queste cellule producessero per un po' di tempo questo retrovirus che andasse a infettare gli altri tipi cellulari. Difatti quasi 300 pazienti in giro per il mondo, anche l'Italia aveva partecipato con 4 pazienti all'Istituto Neurologico Besta, Gaetano Finocchiaro aveva fatto questi studi, risultato molto deprimente, cioè, i tumori si shrinkavano, diminuivano, ma poi ritornavano fuori post mortem. Nei pazienti in cui è stata fatta l'autopsia e l'analisi molecolare si è visto che in realtà l'efficienza di trasferimento genico con questo sistema era meno del 10% delle cellule, quindi di nuovo era un sistema in cui io dovrei uccidere completamente tutte le cellule, e in più questo bystander effect, cioè di mortalità di altre cellule tumorali non necessariamente trasdotte dal virus, era molto basso nell'uomo, e quindi questa pro-drug gene therapy è rimasta sostanzialmente là, non è stata portata più avanti per alcuni anni, poi qualcuno ha provato a migliorarla, eccetera, però di fatto questa cosa non ha funzionato. Ultimo capitolo, e questo è veramente eccitante, e questo non ha funzionato come i TCAR, ma in realtà potrebbe essere sulla strada di darci delle grandi soddisfazioni, e però biologicamente è assolutamente affascinante, quello dei virus oncolitici. Allora, se voi andate a leggere la letteratura medica della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, trovate descrizioni aneddotiche di pazienti che hanno dei masse tumorali in fase terminale, stanno morendo, improvvisamente sviluppano febbre altissime, insomma sono chiaramente preda di un'infezione di qualche tipo, e quindi stanno fra la vita e la morte per settimane, diversi giorni o settimane, e alla fine la maggior parte di questi, ovviamente l'infezione è un evento terminale,
Ma alcuni di questi improvvisamente recuperano le forze e si salvano dall'infezione e il tumore è completamente sparito. Allora, da lì nasce l'idea che esistano dei virus o dei batteri che siano in grado selettivamente di replicarsi e quindi distruggere le cellule tumorali e vengono chiamati virus oncolitici. Allora, a un certo punto, un ricercatore che si chiama Frank McCormick dice: va bene, facciamo questa cosa però scientificamente, no? Prendiamo un virus che è in grado di replicarsi e distruggere le cellule. È il virus che è più efficace nel replicarsi e distruggere le cellule, vi ho detto ieri, è adenovirus. Allora, adenovirus ha un virus complesso, ha tutti questi geni codificati su questo filamento e su questo filamento. Quelli in blu qua sono quelli che vengono trascritti nelle prime fasi dell'infezione e questi altri invece sono quelli che nelle fasi tardive, per esempio questi contengono tutta la struttura del capside del virus, questi invece codificano per proteine che sono indispensabili per la replicazione del DNA, per esempio questa è la polimerasi ITP, una proteina che lega l'estremità del virus, questa è una DNA binding protein che lega il DNA virale e queste sono I1A e I1B che sono quelle che vengono rimosse dai vettori adenovirali, no? E allora se io prendo un virus, un adenovirus, infetto le cellule, il virus esprime I1A e I1B. Questa I1A cosa fa? Spinge le cellule a replicarsi, perché il virus gli va bene che la cellula entri nella fase S, perché così replica anche il proprio DNA. Questo è un virus DNA, quindi ha bisogno di tutte le proteine della replicazione di DNA. Quindi spinge le cellule a replicarsi, ma la cellula che si replica e ha tutto questo DNA dentro sente questo come un danno e quindi normalmente attiva la proteina P53. La proteina P53 blocca la replicazione delle cellule e le spinge all'apoptosi. Allora, cosa fa il virus? Il virus ha evoluto un'altra proteina, che è questo I1B, che proprio inibisce P53. Quindi le cellule entrano nella fase S, continuano a sintetizzare DNA e alla fine, insomma, muoiono tutte e il virus viene prodotto. Allora, se io prendo però una cellula normale e la infetto con un virus che è difettivo di I1B, I1A spinge la cellula a proliferare. Ma se attiva P53, P53 blocca la proliferazione perché uccide le cellule, quindi praticamente non viene fatto virus. Ricordate, i vettori di prima generazione non hanno né uno né l'altro, quindi praticamente non producono virus, non si replicano. Viceversa, però, se io prendo una cellula che è P53 negativa e la vado con un virus che è difettivo, I1B, questa cellula sarà stimolata a proliferare, ma mancando di P53, mancando di I1B, questa cellula verrà distrutta. Allora, nel più del 50% dei tumori umani, P53 è inattivato. Quindi questo vuol dire che se io prendo un vettore I1A difettivo, scusate, I1B difettivo, e vado a infettare casualmente un tessuto, per esempio lo do in vena a un paziente, o lo inietto all'interno del tumore, se lui va a finire in una cellula normale, praticamente la replicazione non avverrà, quindi la cellula sopravviverà, ma se la cellula è tumorale, il virus si replicherà là e si distruggerà, si produrrà altro virus che va a infettare altre cellule. Quindi ho un virus che lisa selettivamente le cellule tumorali. Questo è mostrato bene qua, il virus che lui aveva fatto, brevettato, si chiama DL1520. E praticamente faceva vedere che se, guarda, queste sono colonie di cellule, no? Se uno va a prendere delle cellule con il virus wild type, cominciamo da qua, lui lo mette sulle cellule e le distrugge completamente tutte. Però se uno prende questo mutante I1B negativo, le cellule sopravvivono, ma se prende una cellula tumorale P53 negativa, a sua volta le lisa. Allora, sulla base di questa è iniziata una sperimentazione negli Stati Uniti in cui è stato dato questo a pazienti con carcinoma colorettale e metastatico al fegato, non ha funzionato granché. Però poi si è visto che dando questo vettore insieme con chemioterapia tradizionale, questo potenzia in maniera molto significativa l'effetto della chemioterapia. Il vettore, questo DL, qualcosa è stato chiamato Onyx 015, e insomma insieme a cisplatino 5' fluorouracile
ha un effetto molto potente nel tumori della testa, del collo. E questa è stata la prima sperimentazione con un adenovirus oncolitico, e a questa sono seguiti tutta una serie di altri adenovirus oncolitici con varie mutazioni nel genoma per renderli più specifici per determinati tumori. Per esempio, qui è stato fatto un virus che è specifico per il tumore della prostata. Qui sono stati fatti dei virus che esprimono anche altri tipi di proteine all'interno delle cellule. Vedete, sono stati fatti una serie di virus che, oltre all'attività oncolitica, esprimono per esempio citochine che sono in grado di stimolare il sistema immunitario, interleukina 12, GM-CSF, cioè che incattiviscono il sistema immunitario contro questo tipo di cellule. Questi sono altri virus, questo per darvi un'idea, ma c'è stato un sacco di lavoro nella produzione di questi virus, e ci sono trial clinici attualmente in corso con questi. Ci sono anche dei report che questi virus vengono utilizzati, non dico correntemente, ma estensivamente in Cina, con reports di decine di migliaia di casi trattati e risultati estremamente positivi. Quindi, insomma, c'è da pensare che questo approccio del virus oncolitico possa funzionare. Io lo trovo molto affascinante. Poi è stato esteso anche al virus dell'herpes simplice tipo 1, perché questo ha un tropismo selettivo per le cellule nervose. È un virus ancora più complesso. Qui stiamo parlando di 152 kilobasi, adenovirus ne ha circa 38, e quindi ha tutta una serie di geni. E qui sono stati rimossi moltissimi di questi geni, sostituiti con altri. Anche qui ci sono tutta una serie di herpes virus che vengono utilizzati attualmente con questo scopo oncolitico nei tumori, in questo caso del sistema nervoso, quindi di nuovo nel glioblastoma, addirittura herpes virus oncolitici iniettati per via attraverso la mucosa nasale, risalgono nei gangli dei nervi olfattivi, da lì arrivano al cervello e fanno, insomma, il loro lavoro. Se ci sarà un futuro per questo, io non lo so, però queste sperimentazioni, insomma, i risultati che stanno dando sono molto, molto promettenti. Ripeto, dal punto di vista biologico è affascinante pensare di poter usare un virus, stavolta non come vettore, ma come virus che si replica, ma si replica selettivamente nelle cellule tumorali. E questo fi finisce quest'idea di targettare le cellule tumorali, con tutti i limiti, no? Ovviamente, perché abbiamo detto devo fare terapia sul 100% delle cellule. Se invece voglio pensare di fare immunoterapia, ho tutta una serie di opzioni. La prima è quella di utilizzare le differenze antigeniche che ci sono fra una cellula tumorale e una cellula normale. Allora si sa, insomma, da decine di anni che ci sono antigeni specifici delle cellule tumorali, si chiamano proprio Tumor Specific Antigens, TSA, che sono espressi solo dalle cellule tumorali. Per esempio, se prendete linfomi, leucemia, cellule T o cellule B, il T-cell receptor specifico, l'idiotipo del T-cell receptor, l'idiotipo dell'anticorpo, sono selettivi e specifici per le cellule tumorali. Oppure, se avete una proteina mutata, una traslocazione come BCR-ABL, leucemia mieloide cronica, lì si forma un epitopo che è specifico solo per le cellule tumorali. Abbiamo detto prima che le cellule della cervice uterina sono sempre infettate da papillomavirus. Lì le proteine S6 e 7, che sono indispensabili per la trasformazione, sono antigeni diversi. Poi c'è un'altra categoria di antigeni tumorali che si chiamano Tumor Associated Antigens, TAA. E queste invece sono proteine normali, ma che normalmente non sono espresse nell'individuo adulto, ma sono proteine che vengono espresse soltanto durante lo sviluppo embrionale, oppure una classe di questi è espresse durante il differenziamento degli spermatozoi nel testicolo. Quindi praticamente queste si chiamano Cancer Testis Antigens. E vedete che sono proteine come MAGI, BAGI, GAGI, NY-ESO, eccetera. Per esempio, tutti questi sono espressi nel melanoma e non sono mai espressi nei melanocidi o nella cute normale. Ed essendo riespressi, possono diventare il bersaglio di linfociti e di anticorpi.
Allora, giusto una parola su come si può utilizzare questa informazione. Allora, se voi vi ricordate i vostri studi di immunologia, no? E per avere un'efficace risposta antitumorale, questa risposta antitumorale dovrebbe attivare linfociti T-citotossici. E i linfociti T-citotossici prevalentemente vengono stimolati grazie al riconoscimento di un antigene esogeno all'interno di MHC di classe 1. Tutte le cellule esprimono MHC. Quando una cellula qualsiasi è infettata da un virus, ecco che esprime, prende le proteine del virus e una parte di queste viene degradata dal proteasoma e poi questo avviene in tutte le cellule, c'è un trasportatore che si chiama TAP, che porta questi peptidi all'interno del reticolo endoplasmico. Il reticolo endoplasmico viene fatto MHC di classe 1 e l'epitopo, quindi il piccolo peptide, insieme a classe 1 viene portato sulla superficie. A questo punto questo viene riconosciuto come estraneo e quindi la cellula viene distrutta dai linfociti T-citotossici. Però perché i linfociti T-citotossici riescano a riconoscere questo, ci deve essere simultaneamente l'attivazione di una cellula helper, CD4 positiva helper. Le cellule helper non si attivano in questa maniera, ma si attivano perché c'è un antigen presenting cell specializzata, e le antigen presenting cell specializzate sono le cellule B, i neutrofili, i macrofagi, le cellule di Langerhans della pelle, che sono le uniche che esprimono MHC di classe 2, che sono quelli che attivano la risposta helper. E qui l'antigene non è espresso dentro la cellula, ma è espresso dall'esterno, per esempio può essere una proteina esogena, no? La tossina difterica, la tossina tetanica. Queste vengono internalizzate e dagli isosomi vengono trasportate di nuovo nel reticolo endoplasmatico e presentate in classe 2. Poi c'è un sistema misto per cui questi antigeni riescono anche a essere presentati in classe 1. Allora, se io voglio fare immunoterapia dei tumori, devo ottenere linfociti T-citotossici, quindi devo fare in modo che ci sia una risposta, una presentazione dell'antigene sia in classe 1 sia in classe 2. Queste cose posso ottenerle in diverse maniere, per esempio posso prendere un plasmide o un vettore virale che esprime un TS, tutto questo è stato fatto, no, clinicamente, un vettore virale che esprime un tumor specific antigen, un tumor associated antigen. E se metto un vettore virale e vado in un antigen presenting cell, allora io sono tranquillo perché quest'antigen presenting cell mi presenterà il vettore in classe 1, ma la proteina poi me la presenterà anche in classe 2. Quindi io ho una bella risposta. Viceversa, se io prendo soltanto la proteina del TSA e attiverò questo pathway, ma non necessariamente attiverò il pathway di classe 1. Quindi posso usare anche proteine ricombinanti, ma in maniera molto meno efficace, sono stati usati lisati tumorali, oppure posso addirittura non iniettare direttamente nel paziente, ma recuperare le antigen presenti in cell del paziente e poi rimpiantarle nel paziente stesso. Tutto questo ha lo scopo di attivare la risposta immunitaria del paziente direttamente, quindi quella che si chiama active immunotherapy dei tumori in questo caso. Viceversa, posso anche recuperare le cellule del paziente, le cellule T del paziente, manipolare queste cellule in laboratorio e poi rimetterle nel paziente. Allora, questo si chiama adoptive immunotherapy, cioè praticamente faccio in qualche maniera incattivire o reindirizzare le cellule del paziente. Mi salvo queste cose. Tutte queste cose sono state ampiamente fatte, non c'è mai stata una risposta del tutto straordinaria da sola. Una risposta molto migliore, che poi vi qualificherò meglio, è stata fatta quando questi antigeni sono stati messi all'interno di vettori che contemporaneamente stimolano anche la risposta immunitaria. Per esempio, ci sono tutta una serie di citochine come interleuchina 2, 12, GM-CSF, eccetera, leggete qua, che sono in grado di stimolare fortemente la risposta immunitaria. Quindi allora se io faccio dei vettori in cui prendo un antigene, per esempio un antigene melanoma, più una o due citochine che sono espresse, che stimolano la risposta immunitaria del tumore, ecco, trattamenti, si chiama Lovectin 7,
per il melanoma, insomma, con un certo grado di successo. Per fare questo tipo di lavoro vanno molto bene i vettori adenovirali, perché, come abbiamo detto ieri, questi vettori stimolano moltissimo l'infiammazione, la risposta immunitaria, che è quello che uno vuole. Quindi adesso questi vettori in realtà sono vettori che esprimono l'antigene più la citochina regolatoria, non so se sono cose che ho fatto prima di vedere. Allora, cosa è successo? Sono stati fatti veramente decine e decine di trial così. È successo che se voi chiedete, cioè, ma qual è il risultato di queste sperimentazioni? Il risultato di queste sperimentazioni è che questa cosa non funziona. Però con un piccolo particolare. Allora, come si fa un trial di questo genere? Per esempio, io dico, ho un vettore adenovirale che esprime interleuchina 12 più l'antigene MAGI1, MAGI1. E voglio vedere se questo mi stimola la vaccinazione contro il melanoma. Prendo una serie di pazienti con melanoma e li divido a metà, metà li tratto e a metà gli do un placebo. E poi mi chiedo, sono sopravvissuti di più o di meno? E vado a vedere, per esempio, che quelli non trattati a un certo punto, dopo, non so, un anno, ne ho 14 morti e 2 vivi. Quelli trattati ne ho 13 morti e 3 vivi. Faccio un test statistico, qui faccio una semplice statistica, non so, un test di Student in questo caso, e trovo che praticamente la probabilità che 14 versus 2 sia diverso da 13 versus 3 è di più del 5%. Quindi escludo l'ipotesi che il trattamento funzioni. Questa è quella che si chiama evidence-based medicine, no? Quello su cui si basa tutta la medicina moderna, si basa su questo tipo di trattamento fatto bene, cioè il paziente non sa cosa riceve, il medico che inietta non sa cosa inietta, soltanto una terza persona ha i codici per sapere cosa è successo. Questo paziente qua però è un paziente che è stato trattato ed è sopravvissuto. In medicina, in evidence medicine, questo paziente lo chiama un aneddoto. Bruno Vespa lo prenderebbe, lo porterebbe a Porta a Porta e direbbe: ah, vedete che il trattamento funziona, no? È la maniera con cui sostengono le proprie teorie tutti i ciarlatani, no? Gli omeopati, eccetera, cioè danno qualcosa a qualcuno, questa cosa funziona, dice: ah, vedete che il trattamento funziona. Dai, il trattamento funziona, questo è un aneddoto. Il problema è che in questo caso, questo aneddoto è un aneddoto particolare, perché in molti di questi casi, questi aneddoti, quindi non statisticamente significativi, sono pazienti completamente guariti. Cioè, questo trattamento non funziona statisticamente in tutti, ma c'è un numero di pazienti che, grazie a queste iniezioni di vettori, hanno visto tumori metastatici terminali completamente spariti. Cioè, vuol dire che esiste o una caratteristica immunologica di alcuni pazienti, o una risposta particolare al trattamento che funziona solo in alcuni pazienti, che effettivamente riesce a curare la malattia. Quindi, se uno dice: ma questo trattamento può essere utilizzato per tutti? La risposta è no. Però non vale la pena di buttarlo via come inefficace, semmai bisogna capire perché in qualcuno ha funzionato. Invece, quello che sta funzionando in maniera straordinaria, e questa è l'ultima cosa che vi dico, è questa, no? È quella più eccitante, cioè l'idea di fare immunoterapia adottiva, cioè di modificare le cellule T per reindirizzarle verso gli antigeni tumorali. E tutto questo nasce da quegli esperimenti, vi ricordate, di Steven Rosenberg alla fine degli anni 80, in cui aveva purificato il tumor infiltrating lymphocytes, cioè aveva visto che le masse tumorali del melanoma metastatico, c'erano dei linfociti che lui poteva tirar fuori, li marcava col gene marking e questi andavano a ritornare a infiltrare il tumore. Quindi c'è una capacità intrinseca del sistema immunitario di cercare di riconoscere, quindi potenzialmente di distruggere il tumore. Ma evidentemente queste cellule sono poche, o sono energizzate. Allora Rosenberg aveva provato in realtà a cercare di riattivare queste cellule, quindi lui prendeva queste cellule dal paziente e le coltivava in laboratorio, vi ricordate, vi ho raccontato dell'interleuchina 2 per espanderle, eccetera, cercava di rinvigorirle e poi faceva il trasferimento di queste cellule e vedeva che c'era un certo tipo di risposta.
E quindi l'idea era di dire, beh, il meccanismo biologico, perché queste cellule vada là, c'è, come potremmo fare a aumentare l'efficacia e soprattutto a aumentarne il numero, no? Perché lì era un problema, anche l'espansione non può essere fatta indefinitamente. Allora, se uno si chiede come le cellule T riconoscono l'antigene, è perché sulla superficie hanno una molecola che collettivamente si chiama T-cell receptor, però questa molecola è fatta da diverse proteine. In particolare ci sono due proteine che si chiamano alfa e beta, che sono quelle che riconoscono l'antigene. Questo alfa e beta si legano a un complesso di proteine delta, due proteine epsilon, la proteina gamma, e che a sua volta si lega a due catene della proteina Z, che si lega a una chinasi che si chiama ZAP70. Allora, quando l'antigene arriva qua, questo complesso si attiva e attiva la chinasi ZAP70. Questo complesso di proteine si chiama il CD3, quello che viene visto da un anticorpo che caratterizza tutte le cellule T positive. Le cellule T sono CD3 positive, no? Quindi sia le CD4 che le CD8. Quindi quando arriva l'antigene, questo si attiva la chinasi e fa un segnale di trasduzione che attiva la cellula, attiva l'infocita helper, attiva l'infocita cititotossico e questi fanno la loro funzione contro l'antigene che ha attivato, no? Questa è la maniera in cui il sistema immunitario funziona. Allora, una serie di gruppi a un certo punto ha pensato di fare un antigene chimerico che sia fatto da una porzione che lega l'antigene, che non è più questa che è complessa, ma è la parte variabile di un anticorpo. Quindi è la parte variabile di un anticorpo, quella che lega l'antigene, è fusa a questa molecola effettrice, Z più ZAP70. Quindi stavolta questa cellula si attiva grazie al legame di un anticorpo contro il proprio bersaglio. Questo è stato chiamato T-body. Di queste ci sono poi un sacco di variazioni diverse, di cui non vi sto a descrivere, e collettivamente questa tecnologia si chiama la tecnologia dei recettori CAR, quindi sono CAR T cells, quindi cellule T che portano il recettore CAR. Qui vedete tutta una serie di varianti, insomma, su cui non ha neanche senso entrare. E in pratica qui il legame, allora, fra la cellula, mentre il legame normale fra la cellula T, la cellula tumorale e l'antigene espresso all'antigene tumorale, no? Per esempio il tumor associated antigen o il TSS espresso all'interno della molecola di complesso maggiore di istocompatibilità che lega il T-cell receptor più tutta una serie di molecole coattivatorie, e come qui molto semplificato perché basta l'antigene e non mi serve più l'MHC, perché l'anticorpo mi riconosce anche una qualsiasi proteina di superficie e quindi la cellula T mi si attiva contro qualsiasi proteina di superficie senza restrizioni MHC di qualsiasi genere. Allora, il trattamento, allora, qui consiste nel prendere linfociti periferici di un paziente e trasferire con un vettore virale, che all'inizio erano vettori basati sul virus di Moloni, adesso sono lentivirus, trasferire la molecola di fusione del CAR dentro queste cellule e poi espandere queste cellule in laboratorio e rinfonderle. Ora, cosa succede in questa maniera? Succede che le cellule che io prendo dal paziente, non ho bisogno di prendere dal tumore perché sono i TIL di Rosenberg che erano già stati attivati contro il tumore. Posso prendere dal sangue periferico perché io così con il CAR rindirizzo i linfociti che prima riconoscevano la tossina difterica, la tossina tetanica, il virus dell'influenza, il morbillo, il glutine, tutto quello che volete, cioè rindirizzo qualsiasi anticorpo, qualsiasi cellula T contro qualsiasi antigene che è quello che è riconosciuto dall'anticorpo. Allora, questa cosa comincia nel 2015, cioè un po' prima del 2015, a essere sperimentata già nel 2015. Insomma, il successo è veramente, veramente notevole, soprattutto per le applicazioni che utilizzano come antigene un antigene che in realtà non è un antigene tumorale, ma è un antigene che è il CD19 che è espresso da tutte le cellule B. E il target sono linfomi e leucemie a cellule B.
Cominciano prima con un numero molto piccolo di pazienti, un paziente completamente guarito, tre pazienti completamente guariti, cinque pazienti completamente guariti, leucemia linfocitica acuta a cellule B. Vedete, qui un numero un po' più grandi, 30-90%, 80%, 88%. Questa cosa viene fatta anche per i tumori solidi, per esempio sarcoma sinoviale contro questo antigene espresso anche nel melanoma, vedete 67%. 67% di remissione completa, di sparizione del tumore, e quindi con dei risultati pazzeschi, no? Melanoma metastatico contro questo antigene, 11 pazienti, metà di questi guariti. È un po' più complicato comunque nei tumori solidi, e quello che funziona in maniera straordinaria è questo antigene CD19, è questo antigene delle cellule B, sono un sacco gli antigeni tumorali anche nei tumori solidi, per cui esistono antigeni specifici, per cui esistono anticorpi monoclonali, no? Quindi adesso è cominciata la clonazione di anticorpi monoclonali all'interno delle parti dell'idiotipo di anticorpi monoclonali, quindi la parte variabile di anticorpi monoclonali all'interno del sistema CAR-T, questa è quella che vi ho fatto vedere prima, e vedete, questo è di febbraio di quest'anno e vi fa vedere il risultato di 20 trial clinici, in cui i numeri sono un po' più bassi di quelli iniziali, infatti su un numero piccolissimo di pazienti, però siamo già comunque a livello di survival rates del 78%, sempre avendo come bersaglio il C19. Quindi veramente questo è salutato come un successo veramente straordinario della terapia genica. Questa è una review, un editoriale del New England Journal of Medicine alla fine dell'anno scorso, mi pare fosse novembre dell'anno scorso, in cui venivano riportati back to back due studi di fase 2, sempre contro CD di 19 con questa tecnologia del CAR-T cells, e con due, ciascuno di questi usava un costrutto chimerico leggermente diverso, insomma non ha importanza, però con risultati molto 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 importanti, no? Questo 50%, 4% rate of complete response in 101 pazienti con large B-cell linfoma refrattario a qualsiasi terapia, quindi pazienti assolutamente senza nessuna speranza di vita, 50% di questi completamente guariti. L'altro studio invece riporta 57% di complete response in 28 pazienti, di nuovo con un B-cell linfoma. Quindi questo è veramente straordinario. La Novartis, che è quella che fa una di queste terapie contro CD19, ha registrato, ha ricevuto dalla Food and Drug Administration alla fine dell'anno scorso la registrazione di questo primo prodotto, che si chiama Kimriah CTL019, avendo come indicazione children, young adults with B-cell acute lymphocytic leukemia refractory or relapsed at least twice. E questo insomma è un grande achievement, e sicuramente sulla base di questo ci saranno grossissimi progressi anche poi per la terapia di immunoterapia dei tumori solidi, che ci possiamo sicuramente aspettare in questi anni, insomma nei prossimi anni. Ovviamente sono nate anche tutte le cliniche private che offrono questo a pagamento. A New York potete avere questo trattamento per mi pare qualcosa intorno a $100,000 personalizzato, e ovviamente hanno la fila fuori di pazienti che aspettano.